Buongiorno, buongiorno, come state? È da una vita, mi sembra di essere Totorina, latitante da mesi e mesi. Come state? Io spero che stiate tutte bene. Se non mi conoscete, io mi chiamo Arianna e questo è il mio podcast tricotesco, in cui parlo di sferruzzo, ma non solo, dipende. O anche a volte non parlo per niente di sferruzzo, ma semplicemente della mia vita in giro. E come state? Tutto bene? Non, mi dispiace, è vero, non sono stata per niente attiva, un po' per problemi tecnici, un po' per problemi personali, un po' per qua, un po' per là. Quindi mi scuso tantissimo, però mi siete mancate tanto. Infatti adesso mi sono ripromessa di essere un po' più presente, ma sapete che dipende, non dipende sempre da me. La tecnologia qua in Cina è sempre abbastanza difficile. Aspettate che non vi vedo, così vi vedo meglio. Cosa vi volevo dire? Niente, allora, beh, insomma, se è la prima volta che passate di qua, questo è il 2020, siamo, cos'è? Il 20 luglio. Sono ancora in Cina, perché praticamente la Cina ha chiuso i confini e quindi praticamente se io, esco dalla Cina non potrò rientrare, cioè mi cancellano il visto e per motivi naturalmente di sicurezza legati al coronavirus, però è stata una cosa che è stata veramente difficile da digerire e anzi, cioè, mi ha fatto veramente star, insomma, non star bene, ecco. Perché era, insomma, per me comunque l'estate, cioè, avevo il countdown da mesi. Oh, in estate torno in Italia, faccio questo, faccio l'altro. E invece no. E invece, insomma, ci siamo informati così, a parte la mancanza di voli, perché tutti i voli, c'è solo una certa quantità di voli che hanno avuto il nulla osta dalla Cina, ma il problema è proprio cioè il visto. Cioè, noi abbiamo un visto lavorativo che ci verrebbe cancellato e non è facile comunque ottenere un visto, cioè veramente servono cioè, giri in procura, legalizzazioni di tutti i tipi, ospedali, no? E quindi no, e comunque i bordi non sono ancora chiusi, addirittura, cioè, ma non è un problema, sapete come si dice, mal comune, mezzo gaudio, è un problema che affligge tutti gli insegnanti. Cioè, se vogliamo ritornare a lavorare a settembre, dobbiamo praticamente spendere l'estate qua. Che insomma, è stato un po' un boccone amaro da digerire, ma insomma, vabbè, bisogna o così o pumì. Quindi, alla fine della scuola, poi naturalmente ci sono stati dei problemi proprio legati al fatto che molti insegnanti non sono riusciti a rientrare perché erano rimasti nei loro rispettivi paesi dal periodo del capodanno cinese per noi, molti bambini non sono riusciti ad entrare, molti insegnanti che avevano avuto il contratto non sono stati. Quindi anche proprio come scuola, una scuola è andato tutto un po' cioè c'è stato questo tumulto sì, insomma, è stato un periodo un po' particolare, ma insomma, vabbè, siamo qua, siamo sani, tutti i nostri cari sono sani, quindi tutti i nostri amici sono sani, quindi insomma, questo poi alla fine è quello che conta. Io a dire la verità, sono venuta a scuola oggi perché abbiamo avuto un'altra riunione con il nuovo preside, perché anche lì il preside che era stato appuntato, non so se, che era stato assunto, non riesce ad entrare in Cina, quindi ha deciso di rinunciare al contratto, quindi insomma c'è un altro preside ancora. E così, insomma, così vi racconto tutte queste cose molto poco interessanti della mia vita. E quindi vabbè, siamo andati a fare una vacanza in Yunnan per 2 settimane, che insomma, è stato molto carino. Comunque vi metterò delle foto. Adesso oggi sono praticamente a scuola e ieri volevo registrare. C'è un caldo tremendo e ieri veramente così un po' di pressione bassa. Non i cosi delle borse sotto gli occhi incredibili. E quindi oggi adesso sono qua da sola, non c'è nessuno e sono andati tutti via, a parte il Babbo Natale, e quindi ho detto, sapete cosa? Che
Magari faccio un caffettino breve breve. Non ho molto da farvi vedere perché ho poche cose. Ho portato un paio di calzini perché ci siamo incontrati con la maestra d'arte e così magari quando abbiamo finito il meeting così abbiamo preso un caffè, abbiamo fatto un po' di sferruzzo assieme e così. E quindi poi le ho fatto vedere un'altra cosa, quindi non ho niente veramente da farvi vedere, era più che altro un 10 minuti, ho detto adesso vi parlo e poi quando mi sarò un attimo sistemata, più che altro mentalmente, riuscirò a registrare un podcast con tutto, vi faccio vedere quello che ho fatto, anche se non è che abbia fatto molto. Cioè, qua ci sono, al momento ci sono tipo 35 gradi, 36 durante il giorno con umidità tremenda, è soffocante, ci sono 30-31 gradi di notte, cioè, però ho percepito, c'era scritto su, cioè, qualche giorno fa l'ho guardato, percepito ci sono tipo 35 di notte, cioè è veramente, cioè, il condizionatore che di so cioè noi comunque non è che lo teniamo molto alto, cioè non lo teniamo, non manteniamo una temperatura molto fredda, cioè, ma non riesce neanche a scalfire sto caldo. Quindi sì, anche quello. Quindi siamo stati nello Yunnan, ma magari quello ve ne parlo un'altra volta che inserisco delle foto perché è una regione molto bella della Cina. E soprattutto nello Yunnan c'è una. Ha un'anima diversa, secondo me, c'è molto più artigianato. Infatti vi faccio vedere le cose perché queste sono splendide. Vabbè, ho comprato questa spilla che mi fa troppo ridere, bellissima. Quindi è ricamata così, e poi questa qua fatta all'uncinetto che mi fa troppo ridere. Anche questa che ho comprato, vabbè, ci sono tantissimi negozietti, è molto bello perché ci sono tutti questi negozietti molto, molto artigianali, un po' particolari. Questa collana. Quindi sì, ho speso un po' di soldi. Però insomma, erano tutte belle, anche mi sentivo di supportare, cioè di supportarsi, di aiutare, ecco, delle altre artigiane, delle persone che stavano facendo qualcosa di carino. E così. E poi un'altra cosa che vi posso far vedere, ma ho comprato questa borsina, non l'ho fatta, l'ho comprata su Taobao a 2 euro, che vabbè, insomma, calzini, ma neanche da farvi vedere. Sempre in uno di questi negozi artigianali, ho visto sta borsa bellissima. Praticamente ho una borsa in pezza, una tote bag, insomma, quella della scuola che fa un po' così, non è particolarmente bella. E quindi stavo cercando un'altra tote bag. E sono arrivata in questo negozio bellissimo, mamma che bella questa qua, insomma volevano 250 euro, insomma per una borsa in pezza magari no, perché era tutta ricamata con il sashiko. Il sashiko è questa tecnica, è questo ricamo, adesso il mio non è né bello né. Però sono tornata a casa e mi sono comprata la stoffa, è praticamente della stoffa di cotone tinta all'indaco, si dice. All'indaco, penso di sì, quindi ha sempre delle sfumature di blu e poi si fa con questo cotone molto grosso bianco. Il mio non è perfetto, so che i punti sono, insomma, bisognerebbe essere, comunque sto imparando. E niente, poi ho guardato dei modellini e adesso io ho fatto questo, cioè l'ho un po' inventato e così, insomma, adesso devo fare la cordina. È perché volevo farmi una borsa portaprogetto e poi se mi piace, mi faccio anche la tote bag. Copiandola, quella da 200 euro. E così, però, cioè, siccome tecnica è molto molto bella, andate a vedere se è un sashiko, 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 ed è una tecnica di ricamo giapponese, ed era più che altro una tecnica di rammendo per rammendare i capi, e poi si è sviluppata, è diventata una forma artistica proprio di suo, ecco. E c'erano veramente delle cose bellissime, ma di tutto, cioè delle borsettine, delle truste, delle borse, dei runners, come sapete, quelle cose da mettere sulle tavole, adesso non mi viene in mente.
Sì, delle strisce praticamente per le tavole, insomma, c'erano delle cose bellissime. I colori mi piacciono molto perché secondo me è molto grafico e molto di impatto. Quindi, guardate, non mi sono preparata a niente. Questo l'ho portato solo per far vedere la mia amica perché, insomma, lei si sta cimentando molto con l'uncinetto così ed ero tutta felice perché mi piace molto e spero, cioè, di riuscire adesso a farla di queste dimensioni, ecco, bene o male. E così, quindi, ecco, progetto neanche terminato, è un sample, è un, come si chiama, un campione, ecco, per farlo adesso di dimensioni più grandi. E così sono, quindi ecco, non ho molto, sto lavorando con del cotone, così, ma ve lo farò vedere. Adesso questo è semplicemente sì, proprio un caffettino, un touch base, così per ricontattarvi, perché allora, intanto ero felicissima quando sono tornata, quando è stato ieri, l'altro ieri, il venerdì siamo venuti qua perché dovevamo firmare dei documenti e quindi ne ho approfittato e ho guardato un po' su Ravelry, perché io su Ravelry purtroppo a casa non riesco a guardarlo, non più, non so perché. E quindi ero veramente, oh, che belli, i vostri progetti sono bellissimi. Se non sapete quali progetti, sono i progetti per il CAL, aspettando l'estate, adesso l'estate diciamo che è anche arrivata. Così, comunque sì, bellissimi, i maglioncini che avete fatto, i toppettini, i cardiganini per i vostri bambini, sono tutti fantastici e cioè, bellissimo. Quanti ci sono? Aspettate, perché adesso stavo proprio. Infatti, adesso mi è venuto in. Mi è venuto. Oh no, questo è ancora calzini. Mi è venuto proprio in mente, in questi. Cioè, in questi giorni. Cioè, pensavo a tu. 12 minuti e vado di papera. No, cosa vi volevo dire? Adesso mi sono persa. Ho guardato il numero di persone adesso che comunque sono attive, ce ne sono tantissime, sono così felice. E non vedo l'ora di estrarre i regali. Comunque volevo anche darvi una piccola, anche se ancora un po' presto per parlare di altri call, però pensavo, perché ho appena letto una risposta, una domanda di Marta, mi sembra, che parlava dei calzini. Allora, intanto, se per caso siete nuove e non avete partecipato a Calzini d'Italia ancora l'anno scorso, così ne rifaremo uno, penso nell'inverno. Però i cal che volevamo preparare, che così magari vi preparate, se magari dite oh, adesso sono stufa d'estate, voglio pensare all'inverno, non so in quante siate. Volevamo fare un cal subito dopo la fine di questo, un cal sui berretti, cappellini, berretti, copricapi di ogni tipo. E poi farne un altro sui calzini, però non so, adesso questo è quasi certo, però non sappiamo ancora le date, la modalità sarà probabilmente come questa, ecco, molto molto semplice. E sì, e non so se abbiate visto, parlando di calzini, se avete visto i video di Giusy sui calzini, io sono indietrissimo su tutti i video, sono indietro indietro, però adesso inizio, adesso che sono rientrata e che posso venire a scuola a scaricarmi, mi scarico i video e poi me li guardo a casa con calma. E niente, sì, ci sono dei video, io rispondo a Marta e a tutte quelle che magari sono curiose del calzino, Giusy ha pubblicato dei video su dei veri tutorial per fare il calzino, quindi era una cosa che ho appena letto e che quindi vi comunico qua. E quindi sì, cappellino, quindi ci sarà il calpellino e poi ci sarà un altro calzettino assieme verso la fine dell'anno, però ragazzi non facciamo arrivare inverno troppo in fretta, che significa riniziare la scuola, cioè siamo ancora a scuola adesso a parlare di programmazione eccetera, quindi insomma un mesetto, noi riniziamo il 17 agosto, quindi è insomma fra un mesetto, ecco.
E così, sentite ragazzuole, quanto è? 15 minuti, ecco, la quantità giusta, visto che non ho niente da raccontarvi. Io spero che tutte voi stiate bene, che siate riuscite a rubare un po' di tempo a questo coronavirus e andare da qualche parte e rilassarvi un po' e passare un po' di tempo bello con i vostri cari. Ci risentiamo presto, ve lo prometto. Adesso mi devo solo organizzare, mi devo solo rimettere cioè, mi ho detto ogni settimana non so perché, adesso lo faccio sabato no, domenica no, e non riuscivo mai a farlo. E adesso mi sono detta, sai cosa, fallo adesso, non sarà perfetto, ma almeno mi riconnetto in qualche maniera. Quindi io vi mando un bacio grande, grande, grande. Ci sentiamo, spero prestissimo, con tutto, con le foto della gita che abbiamo fatto. Della gita, delle 2 settimane di ferie che abbiamo fatto e dei miei progetti che sono in corso o finiti. E niente, intanto buona estate, buona sferruzzo, buon tutto. Un bacio a tutte, ciao!